Detto prima, praticamente che Mozilla è fondamentale per la storia d'Italia, per la storia della Mazzica. Non se ne trovano molto, ne abbiamo in Italia circa 7 esemplari. Datata al 1231, viene da Palermo, è dalla cancelleria sveva di Palermo. È una lettera, un diploma che Federico II concede a un deure guardia de cerro, Roccacerro dell'Italia Corso, per intenderci, il quale ottiene, in cambio dei favori che aveva fatto per la presa di Celano, la baronia di Cerro, cioè diventa barone di questo piccolo castello che sapete prima di Colle di Montebove, costituiva una specie di presidio di valico tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Sicilia. È interessante perché è un documento rarissimo, conserva ancora tracce del sigillo, sapete che sotto dove sono quei famosi fori c'era un piccolo cordone con un sigillo in generale o in metallo inserito nell'interno, che non è conservato. È interessante perché per la Mazzica è il più antico documento che abbiamo in Casamento. Non ne abbiamo altri, sapete, a parte i documenti cassinesi delle cronache dei registi che risalgono al 1190, il più antico documento conservato nella Mazzica è questo documento qua, che fa riferimento a un episodio notevolissimo, perché Federico II, quando nel 1223 prende, lui personalmente lo prende il giustiziere, prende Celano, lui viene nella Mazzica e guarda caso staziona in questo luogo dove siamo noi. Lui per circa un mese rimane nei pressi dell'emissario, nelle vicinanze della villa di Avezzano. All'epoca Avezzano era una piccola villa di Vendette d'Alpe, una delle tante ville come San Pedino, eccetera, che diventavano d'Alpe. Alpe era la sede di una contea e quindi Avezzano svolgeva una vita legata fra il lago e l'agricoltura. L'arrivo di Federico II seguiva un primo interesse da parte del Regno di Sicilia, di questo grande illuminato sovrano, che molti lo considerano bene o male, però di fatti lui aveva una concezione dell'Italia unita, ma soprattutto voleva realizzare il sogno già longobardo e normale di un'unità d'Italia, cercava in tutti i modi di organizzare il suo regno in senso, fra virgolette, moderno. E nel 1231 in Italia eravamo nell'epoca dei mercanti, come dicono i francesi, era finito l'epoca della Chiesa e iniziava l'epoca dei mercanti. L'italiano era in auge, c'era la scuola siciliana, lo stesso Federico II, per cui inizia un processo di modernizzazione del Regno di Sicilia. Vengono defenestrati i vecchi baroni ridotti al rango di sudditi, vengono organizzate le regioni in senso quasi moderno con i giustizierati. L'Abruzzo diventa sede di un giustizierato con sede a Sulmona, verrà attuato intorno al 1230, un anno prima di questo. E in cambio di questa organizzazione, che Federico II concepisce in maniera moderna, vengono, diciamo, ringraziati tutte quelle persone che nel conflitto che c'era stato fra l'ultimo, diciamo, esponente potente della contea di Celano, Tommaso, figlio di Pietro di Venere, tutore di Federico II, il padre di questo Tommaso è stato tutore di Federico II, e automaticamente vengono ringraziati tutti coloro che erano stati partigiani del partito svevo contro il partito del conte di Celano e di Molise. E questo è un atto che è un documento importante che segna questo interesse di Federico II della Mazzica, che in quegli anni si interessa anche a riattivare l'emissario romano. Non dimentichiamoci che lui dà l'ordine a Pisoni, giustiziere d'Abruzzo con sede a Sulmona, di riattivare, di operare affinché l'emissario romano venga riattato. È un documento importante che segna l'interesse di sistemare quest'area in cui il livello del lago si alzava improvvisamente e quindi eliminava le culture degli amici possidenti terrieri intorno a lui. E questo è un documento che in qualche modo va a segnare un periodo della storia della Mazzica. Altro documento, possiamo andare avanti? No, non riesco. No, devi cliccare questo. Questo lo usa. Sì, scusate, mi sono impicciato. Un attimo solo che ripristiniamo. Secondo documento. Questo documento non è dell'epoca, proprio dovrebbe essere della fine del 300, ma non può essere di quel periodo perché la carta è in uso. Un documento del 500, probabilmente della seconda metà del 500. Sapete che i documenti originali spesso andavano persi, consumavano per il troppo uso, come è successo nei statuti di Avezzano. Qui venivano ricopiati continuamente, quindi li troviamo in fascicoli o in altre cause di successione, di donazione, eccetera.
Però è interessante perché la copia esatta di un documento del 1392. Il personaggio importante è un Pietro II, conte di Celano, figlio di un famoso personaggio che andò a morire a Castelvecchio sul Bego, facendosi francescano. Secondo Raffaele Colapietro sarebbe lo stupratore di Santa Gemma, Ruggero II di Celano. E Ruggero II di Celano, di cui possediamo lo scheletro, il titolo dello scheletro con l'anello dei conti di Celano, l'unico anello d'oro dei conti di Celano, con il suo scudo, aveva iniziato verso la metà del 300 un'opera di consolidamento della contea con la creazione di di una serie di fortificazioni, che la più famosa datata è quella di Venere. Di Aielli, la famosa torre di Aielli, Ruggero II di Celano, fece a Cosa nel 1356. Il figlio Pietro, che viene subito dopo, è importante perché incomincia a continua l'opera del padre e comincia a costruire una serie di torri rotonde con canne ottagonali interna, che sono quella di Santa Iona, Colarme e Trasacco, elevazione della torre di Trasacco. Quindi fa un'opera di accorpamento non solo della contea di Celano, ma anche di una parte della contea di Alba, quindi amplia i suoi poteri. Il figlio, in quegli anni, Celano sapete che dal 1293 non era nella posizione originale, distrutta da Federico II, ma si era ricostituita sullo colle di Santo Flaviano, così veniva chiamato, che è l'attuale cittadella, la parte alta dove sta il castello di Celano. E su questa cittadella già il padre, Ruggero II, nei documenti lo dice espressamente, stava costruendo il nuovo Fortilusium Seu Castello di Celano, cioè una costruzione fortificata. Il figlio, che abitava in un palazzo all'interno di questa cittadella, di questo recinto fino al 200esco, c'è il suo palazzo ai Celestini. Sapete che erano presenti nel territorio di Celano, dentro le foci di Celano, dentro le gole di Celano, per edificare il monastero, e c'è il suo palazzo perché lui stava costruendo il nuovo palazzo che è nell'interno del castello, cioè quello che i piccolomini vogliono rivendicare come la loro costruzione. In realtà già questo signore Pietro II aveva iniziato con la costruzione dell'attuale castello, per intenderci della corte, delle quattro torri angolari. Quindi è lui colui che inizia a costruire il castello, non è Antonio Piccolo, è quello firma con le sue mezzerune, approfittando di un lavoro fatto da altri, ma diciamo che lo segna lui in maniera indelebile. Quindi questo personaggio è, in questo documento c'è la concessione Celestini, che dipendevano dal Santo Spirito di Solumone, la famosa Badia Moronese, che è aperta al pubblico da qualche anno, si può visitare. I Celestini costituivano un aspetto nuovo per la presenza monastica in Abruzzo. Il famoso Celestino quindi non era un povero fraticello nato in terra di lavoro, trasferito già in Senegal, ma era un imprenditore. Infatti l'ordine celestino si darà non solo all'attività agraria, che già esisteva da molto, ma soprattutto inizierà un'opera insieme ai monaci cistercenti di Santa Maria della Vittoria di transumanza. Già in quegli anni iniziano i primi percorsi trasformati nell'interno dei possessi della contea di Celano, per intenderci verso l'acqua di mezzo, verso l'attoriale, quindi una trasformazione verticale che lentamente si va aprendo verso le Puglie. Quindi è un periodo di grande travaglio, fra l'altro in questi anni Avezzano, proprio in questi anni, Avezzano diventa sede della contea di Alba, da villa si trasforma in castro, perché i rappresentanti regi della contea di Alba si trasferiranno in modo definitivo intorno al 1353 nel castello di Avezzano, e inizierà l'Avezzano che noi non vediamo più perché è distrutta dal carbone. Andiamo avanti. Questo documento Alfonso d'Aragona? No, questo che è stato variato Pippino. Ecco, parlare tu, perché del documento se vuoi, solo per questo è un documento importantissimo, è stato sottoscritto dal Duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, si vede qui all'inizio la dicitura, Galeazzo Maria Sforza, con Giacomo Caldora, che fu il marito di Covella o Iacovella da Celano. Questa è in terze nozze, in seconda, secondo alcuni storici, e sposò Giacomo Caldora, ormai anziano, condottiero, conosciuto e amico degli Sforza perché avevano combattuto in diverse battaglie, e che cosa fa con questo atto?
Pergamena scritto tra l'altro da Cicco Simonetta, che era cancelliere ducale di Milano, vedete il sigillo in lacca, ad Ostia si dovrebbe chiamare, era uno strato di cera, poi ci si metteva un foglietto di carta sottile e si metteva il sigillo. E che cosa fa con il conte di Celano? È un accordo militare tra Galeazzo Maria Sforza e Giacomo Caldoro. In caso di guerra, se il duca vuole guerreggiare sotto Fiorenze, eccetera, eccetera, il conte di Celano deve dare tante armate. Lo stesso, se la difficoltà un domani là il conte di Celano nella sua contea, il duca di Milano gli offre, quindi è un accordo per la guerra, diciamo, sia offensiva che difensiva. È un documento importantissimo perché, ripeto, lega un po' Celano a quello che è Milano. Gian Vincenzo, è chiaro questo? 1460 o 70, le date le abbiamo un po' messe perché comunque ci stanno gli originali, poi, poi daremo il privilegio di vedere gli originali, quindi lì nel registro c'è tutta la... Oh, questo qui è Pio II, Enea Silvio Piccolomini, che legittima i nipoti. Voi sapete che Piccolomini era una dinastia destinata a sparire perché ha avuto due padri, Pio II e Pio III, no? Francesco Tedeschi. Uno era Enea Silvio Piccolomini, quello di una certa importanza, e Francesco Piccolomini, il fratello più piccolo, che poi diventa a sua volta Pio III. È una sorella, Laudomia Piccolomini. Laudomia, che cosa si inventò Pio II? Sapendo che la loro dinastia aveva fondato Pienza, la vecchia Corsignano, che poi dopo il rimaneggio massiccio che fece Enea, Silvio Piccolomini, in suo onore venne denominato non più Corsignano, ma Pienza. E che cosa fa? Si inventa le consorterie Piccolomini, cioè chiunque sposava in linea femminile una discendente dei Piccolomini doveva assumere al proprio cognome originale quello di Piccolomini e si garantì il perpetrare del cognome Piccolomini in eterno o fino a quando non veniva ad estinzione naturale. E con quest'atto legittimi il figlio della sorella, Laudomia Piccolomini, che poi avrà un'importanza nella storia dei Marsi, perché è quell'Antonio Todeschini Piccolomini, lo vedremo in un'altra pergamena, quando venne spodestato, diciamo così, proprio Covella e il figlio degenero Ruggerotto, prenderà, d'accordo con il re di Napoli che aveva appioppato all'Antonio Todeschini la nipote, si dice nipote quando è comodo, gli appioppò la nipote, al nipote gli diede in maritaggio la nipote o figlia, se sarebbe più corretto dire, di Alfonso d'Aragona, e quindi viene principiato il ramo Piccolomini d'Aragona, che avrà sostituendo definitivamente Berardi, che per sette secoli avevano tenuto Celano, sette secoli, inizia la dinastia d'Aragona, Piccolomini d'Aragona. Con questo atto lui legittima il nipote Antonio Todeschini Piccolomini. C'è il sigillo qui è conservato, vedete il sigillo plumbeo, poi avremo modo di vederlo, con la facciata del Papa di San Pietro e dietro c'è scritto chi è il Papa. Questo è stato in uso fino alla fine del Settecento, il filo sericum pendent, quindi era un filo che attestava quel documento era quello originale. Ecco, questo è importantissimo, se lo vuoi parlare. Sì,
Allora, questo è datato al 1468. Alfonso d'Aragona concede a Antonio Todeschini Piccolomini la contea di Ceramo. È l'atto istitutivo della contea di Ceramo. Sono anni importanti questi qua per Ceramo, in quanto Alfonso Piccolomini sposa Maria d'Aragona, quindi unisce diciamo, la contea di Ceramo all'interno di un regno ben definito, non solo, ma in un'economia che sta cambiando. Infatti nel 1452 Alfonso d'Aragona, che aveva portato in Italia una pecora a pelo lungo dalla Sicilia, sapete, no? Merinos, e introduce nel regno di Sicilia la Zanzara, la crea le autostrade della Lavagna. È un potere forte che controlla, ma che ha degli animali in grado di produrre grandi quantitativi di carne e pelo. La pecora italiana produceva un pelo molto corto, quindi non rendeva molto economicamente. Automaticamente nel 1452 Ceramo diventa sede di un tratturo Ceramo Foggia, con le sue regole, e la partenza era fra Ceramo e Paterno. Dal Torino di Paterno a Casanova partiva questa grande strada di 117 metri, 112 metri di larghezza, segnata dai cippi, eccetera. Tenete presente che in questa pergamena, Antonio Todeschini Piccolomini, automaticamente avendo ricevuto la contea di Ceramo, con questo atto formalizza la nomina dei vassalli nei vari possedimenti, Capestrano, Bassorano, Pescina. Quindi in questo atto importantissimo, che insolitamente non è una pergamena derivata dalla pecora o dall'agnellino, che è troppo grave, è un pergamena ottenuto da vitello, quindi da un bovino adulto. Infatti poi le dimensioni, ve le faremo vedere, è abbastanza grande. Volevo dire, è importante questa pergamena perché segna la fine dei conti di Marte. Sapete che i conti di Ceramo non erano UFO, erano discendenti principali dei conti di Marte. I conti di Marte si erano scissi all'arrivo dei Normanni in due gruppi, un gruppo potremmo dire che gareggiava verso Alpe Carsone, un altro gruppo nell'interno del lago. Dalla parte di Carsone c'erano i De Pontibus, i Montanea, i figli di Odelisio, eccetera. Dalla parte della Marsia c'erano quelli che vengono chiamati di Ceramo, ma di fatto erano Conti dei Marsi. Infatti anche lo scudo di Conti Ceramo era lo scudo di Beraldo il francese, quello che era arrivato. La nomina di questi feudi extraterritoriali della Marsia è importante perché agli inizi dei Conti dei Marsi i fratelli di Beraldo, perché non venne da solo, avevano il possesso di Forcona, di Sulmona, di Rieti, per cui molti feudi come Capestrano, Santo Stefano di Sessano, erano inseriti già nella logica dei conti di Marsi. Quindi non fa altro in questo documento che riepilogare dei possessi che nei secoli erano rientrati nell'interno. Cucullo, per esempio, non è nella Marsi. Entra in questo documento perché entrava fra i possessi del fratello di Beraldo, che possedeva Vanta, quindi Sulmona. Quindi automaticamente all'epoca dei Piccolomini tutto questo, questa serie di feudi dall'Aquilano al Sumerese vengono raggruppati nella contea di Ceramo. Ecco perché diventa questo. Altra nota importante è che un documento scritto e firmato a Ceramo, infatti qui alla fine datum incastrum nostrum Ceramo e segue la data qui dove potete vedere poi la regia. Ecco, altro documento importante questo è Costanza Piccolomini d'Aragona, che chiaramente il bene totale, la contea, era formato da beni che venivano da donazioni o da subentri feudali, ma tanti altri beni venivano acquistati per la dote della sposa. Ecco, allora il re di Napoli dota di beni burgenzatici la nipote perché il matrimonio non fosse fatto, insomma, una questione economica. Ecco, allora molte volte le doti non si davano nei sponsali di matrimonio. Noi ne abbiamo diverse a livello nobiliare, ma ce ne sono alcune, ad esempio di Piscina, di Santa Iuna, eccetera. Perché c'erano gli sponsali matrimoni che venivano fatti tra famiglie nobili, ma anche tra il volgo, tra la gente. E allora ce ne sono dei simpaticissimi, perché
passatemi il termine, tra Roma ci si trasferiva sette pecore, un maniero di rame, insomma, sono affascinanti a leggere, è senza offese per il ceto che rappresenta. E con questo atto il re di Napoli compra, acquista, anziché dare la dote in soldi al marito, dota la moglie dei beni terrieri acquistati al di fuori di quello che è il possedimento di nomina. Questo perché? Perché chiaramente era un buona furbizia, se il matrimonio si rompeva i soldi se ne erano andati, invece i beni terrieri, le case, tutto quello che era, sarebbe comunque rimasto. In un'eventuale divisione almeno rimaneva qualche cosa. Certo, non era il caso di questa famiglia, perché vi lascio immaginare, nipote di due papi, figlia o nipote del re di Napoli, insomma, non aveva questi problemi. Però è meglio non, perché i regni vanno e vengono. Ecco, questo è un documento importantissimo. È di Carlo V, questo riguarda l'Aquila. Voi sapete che l'Aquila si ribellò alla dominazione spagnola, fecero, e poi Carlo V, tramite i suoi, chiamiamoli oggi, sarebbero il ministero, che fece? Riuscì a domare, ma queste storie che tutti noi sappiamo, riuscì a domare, è una delle cose che lui impose agli aquilani per punirli di quella ribellione, fu la costruzione del bellissimo castello, che speriamo di riavere fruibile quanto prima. Ecco, questa è la pergamena con cui Carlo V condanna gli aquilani alla costruzione. Voi direte perché si trova in un archivio di Celano? Perché era importante, di un documento venivano fatti più esemplari. In questo caso, per dare un avviso alle altre contee, vedete, lì si sono ribellati, attenzione, vedete, mo li abbiamo condannati a queste, quindi di uno stesso documento molte volte ne esistono non più copie, che a loro parlare di copie non è come voi, è la fotocopiatrice, di uno stesso documento io preferisco non dire copie, più esemplare, perché sono ugualmente originali, perché sono delle. E questo è un documento importantissimo che la sovrintendenza archivistica già ha prenotato come esposizione quando sarà riaperto, speriamo, il castello dell'Aquila. Ecco, questo è il documento che dicevo di Alfonso d'Aragona, che autorizzava la famiglia Sforza a percorrere il tratturo tra l'Abruzzo e le Puglie e viceversa senza pagare la fine. Chiaramente non è che glieli dava gratis, evidentemente avevano fatto qualche servizio, c'era una motivazione, perché le fide si pagavano pure abbastanza care. Noi abbiamo in archivio le ricevute della doganella di Foggia e vi dico che erano abbastanza marcate. Io vado un po' veloce, se no poi... Ecco, questo invece è un documento, perché dopo i piccolomini subentrarono i Peretti. Questo è un documento di Sisto V che autorizza la sorella Camilla Peretti, che acquistò per 375.000 ducati la contea di Celano. Il fratello, il Papa, dava queste garanzie alla sorella per comprare la contea di Celano. Vado più veloce, così poi avremo modo di vedere, io ho portato anche diverse origini. Ecco, questo è Giulio, è il cardinale Francesco Peretti, nipote poi di Camilla Peretti. Anche qui vale il discorso delle consorterie, quindi per non far perdere il cognome, pretendevano anche di sposare la linea femminile della famiglia. Assume. Questo è il cardinale Francesco Peretti, che prende possesso a nome della zia Camilla della contea di Celano. Qui abbiamo i sigilli dei Peretti, il segnum tabellionis sarebbe questo qui, dei notai che
andavano a redigere l'atto. Oh, questo è un documento importantissimo. Chiedo scusa, un attimo solo, perché... Ah, ecco, vi faccio vedere prima, è stato invertito, evidentemente ha fatto un pasticcio di poco conto, però. Allora, dopo i Perette, i Savelli, Giulio Savelli era lo zio di Livia Ciselli. Quando i Savelli passavano, morì Giulio Savelli, la contea passò a Livia Cesarini. E Livia Cesarini, e qui arriva la lite con i Colonna e con gli Orsini, perché le due sorelle di Livia Cesarini, una sposò un Colonna e uno sposò un Orsino. Chiaramente già stavano fregando le mani, dice ci spartiamo, perché Livia Cesarini era oblata, si doveva fare monaca, aveva scelto la carriera monacale. E quindi che cosa fa? Livia Cesari conosce Federico Sforza, reduce dalle guerre di Spagna, dalle conquiste, tant'è che ebbe dei beni da parte del re di Spagna, se ne innamora, come si suol dire per tornare a una certa letteratura, buttò la tonica alle ortiche e si sposò a sorpresa Federico Sforza. Questo è la legittimazione che fa Clemente X del matrimonio, autorizza il matrimonio di Livia Cesarini con Federico Sforza. Con questa unione ha inizio il ramo degli Sforza Cesarini. Però che cosa avviene? Si sposano, vivono alcuni anni tranquilli, però che cosa avviene? Un fatto importante. Livia Cesarini era la erede di Giulio Savelli per la contea di Celano. E chiaramente quando andò, diciamo, a fare le registrazioni, passiamola così, dell'atto di donazione, il re di Napoli si oppose, Carlo III. Perché? Dice no, fermati, perché mo tuo zio era un evasore fiscale totale. Oggi diremo un evasore fiscale. Andrea, questo non mi ha mai pagato l'atto alla corona. Mo, fino a che ci stava lui, io sono stato zitto. Ma mo che addirittura la dà in dote a te, non mi sta bene. E la riprende lui, la contea di Celano. Fatto gravissimo, perché Federico Sforza era un bene totale, non se lo vedeva più. La stessa Livia Cesarini ci sarà rimasta male. Dice, vabbè, ma no, devo... No, 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 e la sequestrò per 375.000 ducati. Che cosa avviene? Muore il re di Spagna, Carlo III lascia il regno di Napoli a quel Lazzarone del figlio Ferdinando IV, il re Lazzarone, lo dicono tutti qua, e assurge chiaramente al trono di Spagna, ben più importante col titolo di Carlo III. Che cosa era avvenuto? Che Federico Sforza, per i servizi resi alla contea di Catalogna, detenuta dai Cabrera Bovadilla, italianizzato, se no sarebbe i Cabrera e in Bovadiglia, però italianizzati ancora oggi, li trovate scritti su tanti libri, Cabrera Bovadilla. Aveva ricevuto la contea di Quinchion, italianizzata con Cinciona, che al di là del nome è una bellissima zona ancora oggi, altamente turistica. Basta andare su internet, digitare Quinchion o Cinciona e vi esce tutto. Una cosa. Io passo pensando a un gemellaggio, visto? Facciamo sempre insieme una volta, facciamone. Allora, che cosa fa Carlo III? Nella verifica dei possedimenti al suo insediamento sul trono di Spagna, scopre che è una contea di Federico Sforza, marito di Livia Cesarini. Allora lo chiama e dice, senti un po', tu mi ridai il Quinchion, io ti do 375.000 ducati, vai a Napoli, li diversi all'erario di quella zerona di mio figlio e ti ripigli ce l'hanno. Quindi una commutazione, mi ridai Quinchion, ti do 375.000 ducati, tu vai a Napoli e ti ricompri il celano.
Qui in archivio abbiamo l'atto originale di quella commutazione, ovviamente scritto in spagnolo perché fu redatto in Spagna. È una bella, sono un cartulario in pergamenti di diverse pagine dove ci sono tutte le descrizioni di perché era stata, se vedete, è il contato de Celan in baronia de Piscina situados nel nostro regno de Naples, insomma, poi chi avrà voglia lo potrà leggere. Quindi viene fatta questa commutazione. Quindi lo sforzo che inizialmente ebbe la contea di Celan in virtù del matrimonio la perde come dominio totale, ma l'acquista come bene proprio, perché i 375.000 ducati è vero che erano servite, ma lui aveva venduto il Quinchione al re di Spagna. Vedete? Ecco, e c'è il sigillo del re di Napoli firmato io e il re, vedete? Quindi è un documento preziosissimo la storia di Celan. E questo l'abbiamo visto prima, era la legittimazione al matrimonio da Federico Sforza. E quindi inizia il discorso degli Sforza nella contea di Celan. Questo è Filippo Sforza, 1743, una cosa del genere, che prende possesso della contea di Celan, perché c'era anche tutto un rito, non è che si firmava un pezzo di carta, andava dato la massima dimostrazione del possedere un regno con tanto di cerimonie. Infatti poi descrive questo notaio Antoniani di Celan, che descrive tutto ciò che è stata la manifestazione. Vi si potrebbe fare un film, guarda. Infatti lui, riferendosi a Filippo Sforza, arriva a Tagliacozzo, viene ospitato dai Colonna, viene servito carne di vitella, eccetera, eccetera, poi si monta sul calissino da maggio e lì c'è un fatto importante perché la strada arrivava a Paterno, quella carrozzata. Quindi poi infatti scende dal carrozzino e sto notaio si è scritto tutta la cerimonia. Poi arriva a Celan in località La Starza, monta sul destriero bardato, descrive i minimi particolari. È una pergamena a cui io tengo tantissimo, tant'è, devo ringraziare Peppino perché io stavo litigando con la sovrintendenza archivistica, che ha fatto una mostra a Pescara l'anno scorso, 2 anni fa, sullo sport, eccetera, e io contavo di avergliela data e loro dicevano, ma noi non l'abbiamo presa, ma da pare che... E dico, ma se sta nel documento che l'avete ritirato, io non la ritrovo. E invece ieri mi ha fatto felice Peppino perché girando tra la montagna di pergamene è uscito, sono stato contentissimo. Chiaramente ho chiesto scusa alla sovrintendente archivista e ai funzionari perché. Quindi descrive tu quando arriva alla porta di San Francesco a Celano, scende da cavallo accompagnato dal Vescovo Mattei, è un documento importante sia a livello storico ma anche come elemento cerimoniale della presa di potere. Chiaramente ci sta la stessa quando poi va a prendere Piscine. Volevo dire una cosa a proposito dei documenti, pure in Colonna farò uguale a Vezzano, andare a cavallo, eccetera. Ma questi documenti erano una fonte di ricchezza per il feudale, ma erano un problema per i cittadini in generale di Avezzano, in quanto la comunità della baronia doveva assumersi il costo complessivo della permanenza del feudatario in loco. Cioè, gli avezzanesi si lamentavano spesso perché dovevano pagare le barche degli altri paesi, dei lucchesi e degli ortichesi, dovevano prendere il contestabile colore, passare in giro con la barca dei suoi amici. Quindi era tutto a carico delle universitas. Quindi quando arrivava il feudatario, non tutti erano contenti. Questa è una pergamena e di sempre Filippo Sforza, che poi il fratello passerà una lite con Sisto, vincerà le cause, eccetera, che questo è bello perché è scritta in oro, questo qui non si vede poco, ma poi vedete l'originale, è in oro, è scritto con loro, dove presa possesso la contea di Celan viene a ribadire tutti i diritti che aveva, di nomina di quello, di ricordo di quell'altro, la nomina di prete, del massario, eccetera, eccetera, secondo il costume del popolo.
Questo infatti mi pare che sia Clemente XIV che allo Sforza dà, c'è sempre il sigillum plumbeum pendent, e dà dei privilegi sulle entrate di Celano. Gli dice quali sono i beni, su deve dividere con la Chiesa, tanto a me, tanto a te, insomma. E sono documenti importantissimi. E questo abbiamo finito. Volevo dire, riguardo a questo documento, sono migliaia di documenti, perché sono... passiamo al discorso più... Però ce n'è uno molto interessante, ottocentesco, in cui, come dicevamo, una volta avuto l'indipendenza con la polizia del Sottotempo, vuole appropriarsi del transito dei sali. È importante perché nelle domande non compare spesso questa economia, che fece ricco Avezzano, Scorcole e Tagliacozzi. In realtà, pure negli elementi, oggi la transumanza, che però era legata a un gruppo di locati, pochissime persone gestivano un'economia ad alto capitale di rischio, sapete, non bisognava pagare la fita, bisognava avere terra in Puglia, per cui non, la maggior parte dei cittadini non intervenivano nella transumanza. È un fenomeno elitario di un gruppo di possidenti che investiva in pecuni, questo va detto. Però la massa della popolazione era una massa agricola fondamentale. Un'altra economia di transito era il sale. Molti di voi non lo sanno, ma i migliori sali del Regno di Sicilia erano quelli del Pescara. C'è Pescara, la foce, il fiume Saline, questo nome ce l'avete presente. Ecco, alla bocca del fiume, già dall'epoca c'erano grandi giacimenti di produzione di sale marino, che fra l'altro venivano portati a Napoli, ma anche a Roma. Sempre nel mondo pontificio si utilizzava dal portico d'ottale dove arrivava il pesce che dal Puglia. Si utilizzava molto il sale dei reggisali di Pescara, che venivano sigillati, timbrati, messi in sacchi dal re e transitavano lungo la Valeria per raggiungere Tagliacozzi e inoltrarsi nello stato della Chiesa. Tutti i comuni cercavano di controllare questo transito. È importante perché la via che da Paterno va a San Benigno, nei documenti avezzani, siamo nel 700, via antica, quod dicitur Salara. E in età romana questa via è segnata da due santuari, di un Hercules Salari, il famoso Hercules di Alba Fuce, che tutti dicono che è della pecora, una grandinata in mezzo, purtroppo si continua a dire stupidaggini, e in realtà è l'Hercules del Sale, c'ha la ciotola del sale in mare, la clava non la usa più, e due iscrizioni trovate a Tagliacozzi, un'altra vicino a Scurcolo, documentano la presenza di un dio che controlla la via del sale, Hercules Salari, l'economia del sale che fece ricchi i Depositibus, l'altro ramo, non dice l'anno, che controllava il Carseolano, la zona di accesso allo Stato Unito. Ovviamente quello che abbiamo visto è una piccola porzione delle pergamene, che ho detto sono circa 300, anche, ce ne sono anche alcune importantissime, un sigillo. E queste però erano le più significative anche per fare una cosa. Ora passiamo alla discussione, al discorso sull'archi, i documenti, perché nell'archivio ci sono tutti i tipi di documenti. Qui abbiamo voluto parlare di quelle relative al fucino, dall'acqua alla terra. Oh, chiaramente una delle attività più importanti connesse al lago Fucino, al lago, era quella della pesca. Era un elemento molto controverso perché si prestava ad abuse, si prestava a ripicche tra paesi, quante volte avranno fatto, saranno ricorse alle mani per vedere i loro diritti o presunti tali riconosciuti. Quello che è importante però sono che gli archivi abbiamo dei fascicoli enormi sulla pesca e quello che è la pesca, iniziamo con questo documento che è uno dei più antichi, della fine del 500, del 600, in cui nelle gabelle che i feudatari imponevano ai loro amministrati, vi rientrava quello sulla pesca. Questa è una gabella che, oltre a parlare degli altri tipi di gabelle, la farina, insomma, parla anche ed è di Giulio Savelli, dei Savelli, quindi è roba della fine del 500, inizio 600. E lì che cosa diceva? Ti diceva che l'imposizione a questi pescatori,
perché poi chi non è che andava a pesca, ma c'era chi ci viveva, perché il peschio del Fucino veniva portato anche nelle zone vicine e addirittura a Roma, poi c'è un documento dei Colonna. Allora, che cosa avveniva? Come tassare il pesce? Innanzitutto qui il feudatario, nella sua magnanimità, concede la pesca che una cannuccia, cioè con mezzi di sostentamento della famiglia. Cioè. Invece chi poi faceva un'industria, chiamiamola industria tra virgolette, però chi ne faceva commercio era tenuto a pagare una gabella, oggi diremmo un dazio, diremmo E come però veniva? E i sabelli che erano micidiali per tassare, mentre i peretti, ad esempio, noi abbiamo in archivio, e l'abbiamo anche pubblicato qualche anno fa, lo statuto per l'amministrazione della giustizia nella contea di Celano, di Vicino, un documento eccezionale, perché lì si vede tanti aspetti problematici di oggi, la giustizia già venivano affrontati nel Seicento, e fu fatta una bella pubblicazione, purtroppo è andata a rotto perché era di pregio, cercheremo di ripubblicarla in un'edizione meno di pregio, però altrettanto valida quanto lì. E questo oltre ti dice, allora sai come facciamo? Istituiamo la pesetta, le stanche baronali. Quindi nei paesi, Lucco, Celano, Stucchio, San Benedetto, eccetera, vengono istituite delle costruzioni destinate a stanche baronali, cioè dove i pescatori, dopo aver fatto il giro del lago a pescare con i mezzi, allora, andavano lì, c'erano del bilancio bellissimo, l'avvocato Irti del Papa ha avuto modo di vedere una foto di un bilancio di questi che noi teniamo, quando vuoi la possiamo pure esporre, ed è meravigliosa, è una cosa eccezionale. Perché la stanca? Perché queste bilanci che sono gigantesche poggiavano con il gancio alla paesana, insomma un bastone abbastanza robusto che reggesse dei pesi, eccetera. Quindi vengono istituiti, quindi dovevano dare un terzo, un quarto, bisognava poi vedere quando il feudatario chiedeva per l'esercizio della pesca nel mare. E questo lo facevano tutti e due gli aventi diritto sull'acqua, perché era una sorta di divisione anche dell'acqua, una parte rientrava nel Ducato da Jacozzo, un'altra parte rientrava nella contea di Celano. E queste sono le prime gabelle. Ecco, quindi qui vediamo anche altre gabelle, io vado veloce, se no vi annoio troppo. E c'è tutte le condizioni, tutte le cose, sì, ci sentiamo qua tutti, ecco, questi sono tutti i documenti inerenti alla pesca, cioè le funzioni che si facevano, come si facevano, con i mucchi, con le frasche, con le reticelle, il tipo di barche che venivano fatte, e chiaramente c'era un continuo litigio tra i pescatori, perché lì un po' per malavoglia, un po' perché effettivamente in un terreno schiaffi la pietra confinaria e tu se la vuoi passare, ma la vedi, ma in un lago e zona non è che ci stavano in sei stanti. No, quindi si prestavano a sovente lite, qui poi si ricorreva alla giustizia, chi ricorreva ai conti di Celano, chi ricorreva ai colonna di Tagliacozzo per avere queste. Anzi, per questi fenomeni qua c'è addirittura un episodio. I colonna armarono dei briganti, delle barche dei briganti in mezzo al lago, non con le loro insegne, senza insegne, che attaccavano, per esempio, i reali rappresentanti della Badia di Scurcola che con la livrea, con la barca con le insegne pescavano, quindi a colpi di piccolo cannone, chiamavano l'ombrina, affondavano le barche di quelle monete. Qui c'erano proprio dei combattimenti che avvenivano per le differenze. Oh, tenete presente che queste stanche baronali, per essere esercitate, venivano dalla casa feudale affittate. Gli dicevano, ti affitto la stanca di Celano, di Lucco, di Occo,
tu ti pesi il pesce e puoi pagare tanta pizza. Quindi era un po' il commercio che allora. Ecco, voi dovete sapere che con l'invasione napoleonica poi e l'abolizione del feudalesimo di fatto fino alla restaurazione, i diritti sul fucino, sulla pesca del fucino, un po' si persero dalle casse feudali, furono esercitati in parte dall'intendenza, in parte però devo dire che i pescatori ne approfittarono e malvolentieri pagavano, un po' per lo spirito liberale che la rivoluzione, che l'invasione napoleonica aveva portato in Italia, cioè. Invece, quando ci fu poi la caduta di Murat, i feudatari si rifecero avanti, chiaramente portarono le istanze ai nuovi governanti o alle nuove istituzioni per riavere quei vecchi diritti che gli fu dato, mentre alcuni funzionari cercarono al re di far capire oramai che sono vent'anni di diventare una consuetudine, già i diritti paesi rivieraschi, cercando. Invece poi l'insistenza dei feudatari riuscirono a riottenere quei diritti sul pescato. E qui vediamo, questi ad esempio sono i conteggi relativi alle stanze baronali e ai pesci pescati. Sono fascicoli ovviamente grandissimi, perché ci sono tutti i conteggi, i pescatori. È bello andare a leggere nomi che oggi ricorrono spesso nelle anagrafe dei nostri paesi, e venivano portati i conteggi, quella pagata 600 ducati, quella 60, insomma. E ripeto, sono tantissimi qui, poi chi pagava, chi non pagava, chiaramente che non pagava. E questo è sulle stanze baronali, vedi? L'affitto della stanza baronale, pari di Celano, era 1500, no, di Lucco, era la più praticata, perché i lucchesi rispetto agli altri erano i più, veniva a costare 1500 ducati all'anno dal pesatura, Invece quello di Celano 2100 e quello di San Benedetto 600, e quindi venivano portati tutti i conteggi. E questo numero che vedete qui a me dite, chiaramente ogni documento che è conservato in archivio ha una posizione stabilita dalla sovrintendenza che ha fatto la catalogazione e ancora la sta facendo, perché ci rimangono da aprire altri 7-8 scatoloni di cui non sappiamo neanche ancora che cosa ci sta. E quindi questo è tutto relativo alla pesca. L'affitto, questo è un contratto che affitto che fa i conti di Celano, mi pare Filippo Sforza, 1753, delle stanze baronali con tutto ciò che ne conviene, una porzione di lago. Perché tenete presente, poi ogni stanca che più o meno stava posizionata, era ripuaria al lago, dava anche il diritto ad avere una parte del lago, veniva recintato con le frasche. Infatti in alcuni documenti ci sorgono le lite perché chi se la frega le frasche, oppure addirittura, insomma, ecco, questo è un contratto d'affitto. Tra l'altro gli dà il diritto anche della caccia giù. Pensate, vedete, le foglie, eccetera, eccetera. Ed è un documento di 8-10 pagine in cui si stabiliscono le condizioni per l'affitto della stanza baronale di Celano. E questo, per esempio, è un certo Ettore Piperne, che fanno con Antonia, cioè di Celano, che fanno richiesta per l'affitto di Chiesa di Paterno. Qui è il reale dispaccio, eccetera, eccetera, vedi, 1810. Qui viene detto che i diritti del lago, quindi in piena rivoluzione francese, l'invasione napoleonica italiana, quindi sotto Gioacchino Murat, qui viene detto che la liberalizzazione della pesca a favore dei comuni riveraschi, vedi, del lago Fucino, spetta come diritto anche alla popolazione, insomma, chiaramente questa è la prima pagina, poi c'è tutta la serie di lo scambio della corrispondenza, eccetera, eccetera. Ogni fascicolo conta 80-90 pagine. Questo è Winsberg che riconosce, dà un quarto del pescato
al conte di Celano, quindi riconosce. Oh, chi entra? Non bastava i Colombo da una parte, gli Sforza da un'altra, di Sforza, perché aveva dei privilegi quando Carlo d'Angiò, secondo voi, quindi quando Carlo d'Angiò la conquista per la sconfitta, tutto quello che ne consegue, cioè una delle donazioni che fa alla parte di Santa Maria della Vittoria di Sforza è il diritto di pescare nel lago con due barcaroli, con due barcaroli, ecco, due caporali, eccetera. Quindi loro esercitano questi diritti. Chiaramente i Colombo non glielo vogliono mai riconoscere, gli Sforza tanto meno, che dice, vabbè, tu vai a pescare la parte dei Colombo, che c'entri nella parte di Celano, che me ne frega a me. E allora si accendono anche qui cause infinite, farebbero contenti gli avvocati civilisti come Simone. Si accendono di fronte a tutti i gradi di giudizio, alla cappellania maggiore, al Papa, e quindi chiaramente qui poi sono belle memorie, perché tra l'altro in queste memorie si fa accenno a tutti i diritti, se lo parlo di Carlo d'Angiò, eccetera eccetera. Nei documenti che abbiamo scorso prima ce n'era uno importante e ci sta pure dopo, sul fatto del lago. Si conferma che il lago in alcuni inverni più rigidi gelava, poi vediamo i documenti. Ecco, quindi sono documenti dove si fa tutta la storia perché la Madonna della Vittoria, la Padre, avesse questi diritti, eccetera. E qui vedete, le cause sono infinite. Però sono belli a leggerli, perché almeno ci tiene, perché poi con i problemi di oggi capisco, però sono arricchimenti culturali importanti. Ecco, vedete, qui sono i pescatori del lago di Lugo e di Lugo che fanno un'istanza a Colombo perché per una riduzione dell'affitto della pesca, di abbassare un po' la pretesa economica, perché il lago quest'anno non so l'anno preciso che è, perché non me lo sono sentito. 1708. Leggo bene, 1708, perché il lago quest'inverno è gelato, non possiamo pescare adeguatamente, quindi una rimessa economica, il pesce per essere trasportato a Roma e all'Aquila risente di tempo, quindi benché la temperatura è più bassa, però ci sono pesci, perché questo lo dice anche Teodoro Bonanni nel suo bellissimo libro Le antiche industrie della provincia dell'Aquila. Il pesce del lago Fucino aveva non era tanto un sapore, era terrigno, dice lui, e aveva un'altra caratteristica negativa: dopo essere stato pescato reggeva poco, quindi se tu andavi a Roma con i capri, immagino in una giornata, se ci sta la neve, il gelo eccetera, ci mettevi tu, e molte volte arrivavi al mercato col pesce che puzzava. Allora loro che dicono? Noi ci sta bene l'affitto, ripariamo tutti, però abbia un atto di clemenza, questa rivolta a Colombo, ma ce ne sono tantissime rivolte anche ai conti di Celano, eccetera, con i quali si chiede questa, una riduzione, una considerazione, perché il lago è agghiacciato, dice Simon Bondo. Quindi vuol dire che il lago, tra le tante caratteristiche, aveva anche questo di ghiacciarsi. E questi sono tutti i documenti sulla richiesta di riduzione, eccetera, eccetera. E questo è quando viene riconosciuto ai feudatari, eccetera, eccetera, i diritti antichi di ripristinare dopo la caduta di Milano. E sono una serie di documenti importantissimi, e andiamo avanti. Io morto colpe, se no qua facciamo notte. Ecco, sono tutti documenti, vedete, come richieste, istanze, liti. Comunque ci stanno in molti documenti importantissimi,
perché descrivono i modi di pesca, quali barche potevano essere usate. Ci vorrebbero mesi e mesi per lei. Cioè, questi sono i capitoli di condizioni per l'affitto del lago. E questo è l'intendente della provincia dell'Aquila che dopo la restaurazione, qui cominciamo ad avvicinarci a quello che c'è nel 1853, ancora riconosce il duca agli eredi dei conti Sforza, eccetera, eccetera, eredità Bovadilla, il quarto del pescato, quindi la cosa è arrivata fino a Torloni. Questo è sempre. Oh, e qui iniziamo con quello che è poi la terra. Ripeto, queste sono sintesi di documenti, perché poi lì saranno cataste, non è che potevamo se no. Qui iniziamo il discorso di quello che poi sarà la terra. Ecco, come sapete, Torlonia ebbe un ruolo importante, ma a seguito di altri ruoli di persone che idearono quello che era il prosciugamento del Fucino. Tra i primi, Léon de Rotrou, che fondò insieme ad altri, poi c'è l'elenco degli azionisti, vedrete, la compagnia anonima napoletana per il prosciugamento dello lago Fucino. Fu una compagnia fondata a Napoli che più che prosciugare totalmente il Fucino, lo voleva regimentare per una certa quota, tant'è che si prefissò il ripristino del cunicolo Gaudienza, che voi sapete non è che sta come la vasca da bagno, sta alla parte più bassa, lo scarico, tu fai il bagno, l'attacchi, quello si riempie fino a che arrivi il limite che tu ritieni, poi quando hai finito, tac, e prosciughi il lago. Questi, e lo dice in tutte le sue lettere, in tutti i progetti che presenta al sovrano consiglio di Napoli, eccetera, eccetera, volevano, anche venendo incontro a quelle che erano le richieste secolari dei marsicani, che voi sapete che il lago, essendo un invaso, in inverno particolarmente piovosi o di precipitazioni erose, cresceva, quindi inondava tutto ciò che era intorno, e quando era secco riduceva di molto le sue dimensioni. Quindi sto fatto di crescere come un polmone, volte sì, volte no, eccetera, eccetera, creava, se si pensa ad Ortucchio, ci sono lettere dei cittadini di Ortucchio, delle amministrazioni comunali di Ortucchio, che pregavano il sovrano di vedere, perché Ortucchio di fatto diventava un'isola. Allora, che cosa fa? Voleva ripristinare il cunicolo Gaudienza e poi utilizzare tutti i terreni che da questa reggimentazione sarebbero emerse in maniera da destinare una bonifica agricola. Chiaramente loro ci provarono, qui ci sono atti importanti, perché in questi documenti loro fanno tutta tutti dei progetti, i progetti non li ho portati, però li abbiamo, poi c'è il libro bellissimo, come i libri, gli Atlanti, che sono qui conservati, anche una copia al museo del Fucino, lì all'ex Mattatoio, che anzi approfitto per dare alla De Santis i miei complimenti, l'augurio che si possa tornare quanto prima a riportare in auge quella bellissima struttura. E quindi la compagnia napoletana del prosciugamento del lago Fucino fa tutta quella che sono i tentativi, trova i soldi, poi vedremo, in archivio abbiamo anche le cellule azionarie, le azioni e le cellule azionarie di quelle avventure. E quindi la compagnia napoletana avvia questi lavori, che non erano la realizzazione dello scolo che vediamo oggi, ma era quello di ripristinare. Ahimè, fu
fu un tentativo che costò diversi soldini, però si procedeva a rilento e poi questo è in tutti i libri di storia, stava miseramente fallendo questa compagnia, perché l'impresa era titanica, le difficoltà erano enormi, gli azionisti si cominciarono a stufare perché era solo da cacciare i dividendi, se ne vedevano pochi, anzi per niente, stando ai verbali delle riunioni della compagnia. E quindi di fatto anche il re di Napoli, attraverso l'ufficio, oggi sarebbe il genio civile delle opere pubbliche, il provveditorato, disse: dite, lasciate perdere, perché se no qua diventa pure ridicola la cosa. Che avviene? Che, e qui vediamo i manifesti, per esempio, della compagnia napoletana, oltre a tutte le lettere, ma sono catastre anche queste. Qualcuno poi domani, se andranno in porto tante cose, ne farò uno anche al comune di Avezzano, perché parecchi riguardano chiaramente Avezzano. Anche se c'è un documento importante, Leon de Rotron, come prima, ora ve lo faccio vedere, scelse i celani, non voglio essere campanilese, però scelse i celani, i celanesi si opposero. Ma non ce ne importa a noi, ci sono delle lettere pure simpatiche scritte tra il celanese e l'italiano, molto, molto simpatiche. E infatti lui dovette ripiegare su Avezzano, lo dice una lettera, non lo dico io. E quindi in qua, infatti questa è una bozza di un manifesto in cui si chiedeva alle popolazioni qua di non ostacolarsi per i rilievi, per stabilire i confini del lago. Che poi questa sarà una cosa che darà seguito a tante di quelle cause che voi non ve lo immaginate, tra comuni, tra famiglie feudali, che vi dice: noi l'anno arrivava lì, noi l'anno arrivava lì, ci vollero anni e anni per arrivare. Quindi questo è un manifesto, una copia del manifesto dove si chiedeva da vedere la firma di Leon de Rotron, vedete? Quindi autografo. E questo è sempre l'ufficio che dicevano con la combinazione del lago bisogna fare così, insomma, lì c'è tutta una documentazione, come vedete i fascicoli. Non è la prima parte, questa è la prima parte, perché i fascicoli sono enormi, quindi ci sarebbe, questo uguale, sono sempre documenti che autorizzano la compagnia a fare le combinazioni, questo uguale è un documento che dice che la combinazione si deve fare così, si deve fare così. Oh, questo è importante, questo documento è uno dei pochissimi esemplari che si è salvato ed è il contratto ripassato tra il Real Governo di Napoli e la Compagnia Anonima Napoletana del prosciugamento del Lago Fucino. È importante perché qui c'è tutta la storia come è andata, fino a Torlonia. Il Fucino prosciugato aveva molte insegne, essendo un terreno fertile si riempì subito di arbuste. Torlonia di Sidem Caccia ha più tanti soldi per la bonifica. Allora che ideò? Siccome il passaggio da lago a terra mise in miseria tantissima gente, autorizzò tutti ad andarsi a prendere il legno, a fare le frasche. Chiaramente lo fece perché era un animo gentile, no? Perché automaticamente la miseria che c'era, gli inverni rigidi della zona, gli pulirono, però questo nascondeva un'insidia. C'erano molte zone sabbia mobile, infatti si contano circa 70, 80, 90 persone sparite nel nulla. Il comune di Collarmel lo capì e vietò ai propri, ai collarmelesi, di partecipare a quella cosa. Torlonia se ne ricordò e non gli assegnò la terra. Infatti in quella pianta c'è l'unico comune, non gli viene data la terra. Quindi qui c'è, vedete, poi c'è la combinazione dei vari comuni, quale ci spetta, qui parla delle maionnine, dei termini lapide, insomma, tutto. È una cosa interessante. Questo è, penso che sia uno dei pochissimi esemplari di questa
di questa narrazione di tutto quello che è stata la vicenda sociale. E qui andiamo con l'Unità d'Italia a Vittorio Emanuele, che confermava a Corroglio tutto quello che gli aveva confermato il re di Napoli, Franceschiello, e quindi inizia un nuovo regime, ma Torronio rimane a galla chiaramente. Perché? Perché teneva i quadrini, era uno dei bandieri più, col fucino arrivò a consolidare quello e poi ad accrescere dopo la bonifica quello che erano le sue. E qui ripeto, sono tutti i decreti di Vittorio Emanuele. Oh, questo è un documento importantissimo, io vi chiedo scusa 5 minuti e poi, perché oggi si fa un tanto parlare di questioni ambientali, stiamo vedendo in questi giorni depuratori a Verzano, è un problema serio, mi auguro che la politica possa dare delle risposte. Questo documento è un condensato di preoccupazione ambientale, passatemi il tempo, chiaramente questo è la prima pagina, ma è abbastanza corposa, è una cinquantina di pagine manoscritte. L'allora ministro delle finanze che cosa fa? Da Torino sottoposto il progetto della bonifica esprime dei giudizi negativi, ma su che cosa? Non sul progetto, ok? Era ed è una delle più importanti opere idrauliche della storia, per carità, dopo il canale di Suez. Però lui che dice? Dice attenzione, questa è una bonifica che è dannosa come concepita per diverse cose. La prima perché tu levi un lago di queste dimensioni, terzo lago d'Italia, 800 metri d'altezza, dove si coltiva la vite e l'olivo. I levi quel che succede, lui lo dice qui. Ma anche il lago venuto meno, benissimo, terra ferace, fertile, la popolazione godrà, eccetera, eccetera. Però ci sono problemi ambientali, anche con la stessa agricoltura. Infatti lui che dice? È Bresse. Se ne convinse di ciò, perché se voi vedete nell'Atlante, lascia il bacinetto, dico bene Flavio, tu lo conosci bene, Peppe, lascia, se voi andate al Bris, all'Atlante, prendete, vedete nella bonifica, il bacinetto rimane l'acqua. Perché chiaramente, che cosa diceva il ministro dell'ora delle finanze? E chiaramente anche i funzionari, che il ministro, se tu togli tutto il lago, oltre non vai più a mitigare sicuramente quello che avverrà, la morte dell'olivo, dei vigneti, e quello che è successo, l'olivo è sperato. Io ne ricordo uno ai terreni di mio nonno, alle coste a Celano, ma quello era veramente secolare. Quindi vai già ad impattare sul clima, ma anche la stessa agricoltura, dice il ministro, ne andrà a soffrire, ed è stata una maledizione, perché quello che è stato il problema sollevato dal ministro delle finanze di allora, preso in un primo momento dal Bris, che nel progetto originale ne determina il mantenimento allagato della zona più bassa, nella depressione maggiore del Fucino, il bacinetto, tant'è che vi ricordate ci sono le pompe ancora molto, ci stanno le pompe a 8000 che fanno la funzione di pompare l'acqua, se no il bacinetto sta là. E soprattutto perché vi crea una riserva d'acqua di 500 ettari che voi con la canalizzazione, studiando la canalizzazione, avrete il problema della irrigazione risolto. E sta una maledizione, oggi il Fucino. Lo vediamo. Scende la portata del Giovenco, gli altri 3-4 fiumiciattoli che affluiscono il Rio Sant'Aiuto, il Rio Pago, la Restina, e qual è il problema? Oggi, a 200 anni di distanza, le richieste. Invece il ministro delle finanze, questo è un documento che preziosissimo,
Che anno, eh? 1863, eccolo. Gli disse: concepite la bonifica. Ecco, ce l'ha dato. Torino, 7 settembre 1863. Io non so se voglio vedere bene. Quindi il ministro fu lungimirante. Se si dava seguito a queste osservazioni, oggi tanti problemi non li avremmo più avuti. Tant'è che il BRIS, me lo voglio ripetere a me stesso, ma anche a tutti, nei progetti lo concepisce il fidel. Però Torlone, assetato da sole, assetato di terra ferace, perché chiaramente la maggiore depressione dell'acqua è la più fertile, ancora oggi, il bacinetto conosciuto a dispetto del ministro. Poi, ripeto, su questi argomenti di documentazione in archivio ne abbiamo tantissimi. Poi chiaramente cambiavano i regimi, cambiavano i governanti, chiaramente Orloni ha sempre provato ad acchiappare soldi a destra e acchiappare soldi a sinistra, perché aveva evidentemente le sue belle aderenze, chiaramente parlamentare, uno dei più grossi banchieri d'Europa, insomma, non mancava. E qui c'è un beneficio di 53 milioni di lire, e parliamo del 1923, quindi appena che arriva il fascismo. Sì, secondo, finiamo solo. Sì. Allora, e mi sto dilungando, allora, iniziò, ogni tanto si inventava bonifici di canale, eccetera, eccetera, poi anche cause con parenti rossi d'angelo, ne abbiamo tanti in archivio, no? Tant'è che la cassaforte di Torlone, bellissima, ce l'ha mio cognato qua a Vezzano, perché il padre, il nonno Andorlino, lo volle pagare. Il spirito sa che sa forte, quello credendo ci stessero i soldi dentro, si ammazzano come maiali per portare la metà, però è bellissimo, ma ci sa manca lei. Mio cognato, ma si sa. Ecco, ce la dico, dico la cugina, io cugino di lui. E mia sorella, il marito, dico le cugine, non le so. Arrivò quello che poi sarà, e concludo, la rivalsa dei contadini del Fucci contro Torlone. Iniziano nel 49, ad onore del vero già con Filippo Carusi negli anni 17, 18, 20, va dato atto, cominciò a dire fuori Torlone dal Fucci, e pagò con la propria, sulla propria pelle quell'affermazione e tante altre affermazioni contro il fascismo, con le confine eccetera eccetera, erano tempi non ancora evidentemente maturi. Un terreno per la protesta più fertile lo trovarono negli anni 50 in molti contadini, anche se costarono sangue e sacrifici. Qui abbiamo una rara tessera del 1950 dell'associazione che pintava del Fucina, i primi passi in cui i contadini iniziarono a coalizzarsi contro Torlone, e la scenografia è emblematica, c'è la mano delle carte, non so se, non si sa di chi fa, e quella nodosa con chi sorricchia, dice, ma ce l'ha con più prudente in altre parti, che ci dice giù le mani da quello che mi abbandona a qualche calata cilenzi. Benissimo. Ultima cosa, lo facciamo velocemente. Una carrellata veloce di cose. Qui vediamo le vecchie piante, queste è del Febonio, parliamo sempre di originali, eh? Noi in archivio non abbiamo copie. Qui chiaramente ho omesso di mettere dei documenti importantissimi, perché Torlone, che aveva foraggiato gli ultimi soldi a Franceschiello, glieli dà tre giorni prima
della caduta di Gaete. Noi abbiamo i documenti, lo finanzia, perché giustamente sapeva ancora se Franciscello l'avrebbe sputata contro il cugino, eccetera. Quindi, no. Quindi questa è una bellissima pianta dove si vede il lago e tutto il comune. Chiaramente mi diceva Peppino, messi un po' il cartografo se lo faceva raccontare, perché c'è stata la sabbia che sta una parte. No. Ecco, questo è un quadro importantissimo. Questo è esposto al Louvre di Parigi ed è di Joseph Bidou, 1790 e qualche cosa. E ritrae Avezzano, vedete? Le barche, guardate quanto sono belle. Queste erano le caporane, barche caporane. O bragozze. Infatti a Ciolano ci sta il soprannome, il bragozze, perché il nonno, il bisnonno, evidentemente portavano queste navi che portavano le merci anziché per strada, per quelle via l'acqua, Avezzano, San Benedetto. E qui si vede una bellissima Avezzano. Guardate, io sono ceranese e penso che lo sanno tutti qua, e amo il mio paese, però devo dire che in questo quadro Avezzano, peccato che eventi anche di Tuose, qui si vede Celana allo suo con la sede. Infatti questo si intitola, se non vado errato, Le village di Avezzano, ma io non l'ho fatto in francese, sulle rive del lago di Celana. Sta di l'elenco e tenete presente che a Louvre sta al catalogo ufficiale del Louvre. Importanti. Questa è un'altra pianta un po' insolita, perché si ritrae, signori, io le chiedo scusa, si ritrae la parte abruzzese, difficilmente quello che va verso il Lazio, ed è una pianta del 600, anche questa, molto bella. Questo, se permettete, e ce l'hanno con il castello e con quello che il lago sullo sfondo. Questo si attribuisce a lì, avrei sbagliatissimo. No, non è vero. Bravo, questo è di un altro scrittore, in un libro dalle Alpi all'Etna. Era un libro. Non mi ricordo il nome, scusate, tra l'altro sono confuso perché dopo un'ora mi ho annoiato. Questo è l'unico daguerrotipo che esiste, che abbiamo noi in archivio. Sull'esperienza di aver prestato questo daguerrotipo e vedermelo riprodotto dappertutto mi induce a non dare più niente a nessuno, nel senso che però se lo vedete benissimo, e si vede il lago. Questo chiaramente è l'ultimo periodo in cui il lago inizia a diventare. Che periodo? È 1865, quindi poco prima degli anni 70, fu scattato da un fotografo francese. Ci sta pure uno di Avezzano, io mannaggia non l'ho messo, bellissimo, un daguerrotipo bellissimo, poi in un'altra occasione lo darò. Queste chiaramente sono le solite stampe che si riesce a vedere un po' così prodotte, e queste sono immagini della... e questo diciamo quando l'inaugurazione del... queste sono i primi costi delle bonifiche fatte da Torroni. Vedete che i primi canali, tutto quello che la manutenzione. Vedete quante scavatori caterpillar registrano. Con le guardie e col corpo. Questo diciamo è quello che viene avviato la rattura. La semina, la stabbiatura, la concimazione, per parlare più pulito. E questo poi i primi mietitura. Noi forse non ce li ricordiamo perché siamo tutti, però gli anziani ancora oggi raccomano a Celano, arrivavano dalle ciuccerie, dal carcere, si mettevano lungo il muraglione della piazza, allora arrivavano. E gente che ha fatto i sacrifici. Guardate che sorta di svezzo.
Ecco, io ho la fortuna di avere un ombrello di questo originale. Queste diciamo sono le prime tre pietrici. Questa è la zappatura delle patate. Insomma, sono un po' polvere, non è che. Queste erano le trebbie, che contrariamente alla mentitrebbia che cammina, trebbia e divide il prodotto immagazzinando, queste erano fisse, erano quelle che la Bonanno di Mussolini usava per la campagna del grano, insomma. Dico Bonanno, no? erano composte da due corpi, la trebbia vera e propria dove venite, e la vaporiera con le cinghie che alimentavano ovviamente a carbone. Questo è lo superifici di Avezzo, la costruzione dello superifici di Avezzo, molto bene. Queste erano le piante, venivano fatte, siccome i due agricoltori di Celano, di Ortucchio, di Terra, non potevano, venivano accorpati in determinate zone, le piante dove si confluivano le pie e poi venivano ricaricate e portate allo superifici di Avezzo. Questa chiaramente è una foto fatta nel periodo fascista, qui vedete i fascistori, è a Celano, la pianta del Celano. E dove si stava guardando? Sì, sono bieto. E questa è un po' la civiltà contadina, mo ci stanno i Mercedes o le Ferrari parcheggiate, allora ci stavano questi che erano lì. Questa è Celano, insomma, sotto Celano. Cosiddetti sotto i pilozzi, dottore, tu la conosci sotto i pilozzi. Oh, e questa è la speranza che la massa contadina guarda al fucile, molto bella, sai. E qui le rivolte dei contadini erano i volantini propagandistici dei movimenti contro Torroni che facevano la disamina 900 milioni all'anno. Insomma, tutto quello che è. Questi erano i scioperi alla rovescia per l'imponibile di manodopera che Torloni, in ultimo tentativo che fece, disse la gente si lamenta perché chiaramente sta in miseria i lavori, infatti offrì delle, anche perché ci fu un lodo, il lodo Bottai, il prefetto, che imponeva, che impose l'imponibile di manodopera, cioè tot giornata di lavoro. Però questo non fu sufficiente perché la miseria era tanta e oramai la parola d'ordine era fuori d'Orgoni del Corso. Queste sono le proteste che si facevano alle locomotive, ai treni che passavano a Celano, a Vezzano, si scriveva con la vernice molti che poi arrivavano a Roma alla stazione di Roma. Una forma di protesto per passare. Queste ce l'hanno e sono le lotte contadine. Queste foto sono bellissime, emblematiche. Tutta la popolazione, insomma, gli scioperi si facevano. Ce ne abbiamo anche di Avezzano. Questo perché purtroppo la rivolta sfociò nel sangue, come sapete, dopo i morti di Ortucchi, i morti di Celano, Paris e Baraldicoli. Questi sono i giorni dei funerali, qui vediamo il grande sindacalista Giuseppe Di Vittorio, questo qui, che anche se io sono una parrocchia politica, ma io riconosco, è una grande persona. E sono i funerali, e questi chiaramente i funerali in piazza ce l'hanno, dell'Egidio diciamo. E questi a Mezzano riconoscerete la statua qui del monumento ai Ghetti, sono le prime cose per la riforma agraria. E questa ce l'ha lungo sciopero. E insomma, la salta al Banco Fucino, a Celano, alla cittadella. E questa è il sciopero alla rovescia. E qui arriva l'interruzione. Qui i contadini dicono, perché attenzione, la bonifica del Fucino non riguardò solo il Fucino, riguardò anche il fuori Fucino. Perché Torloni sarebbe lui da spiegare, però accampava dei diritti anche
a delle pertinenze del fisco, per esempio l'acqua dei Santi Martiri. Lui impedì nel 1920 la distribuzione dell'acqua ai cerealisti, perché dice, siccome l'acqua alimentava il lago di fatto è stato fatto da me, io la pertinenza, figurati se i cerealisti, sull'acqua si sono fatti fregare da uno solo, dal campo. E qui chiaramente le cucine poi assegnate prima, siccome mi diceva mio padre, mi raccontava, per accontentare tutti quelli che vogliono la terra, il fuoco dovrebbe essere almeno di 3 piani, e ci fu che molta gente venne dirottata alla Maremma, eccetera. Ma tanti cerealisti oggi stanno ancora in loro. Ah, questa è la prima pietra dello zuccherificio di Ciolano degli anni 60. Questa è la prima campagna pieticola saccarifera del comune dello zuccherificio di Ciolano. Oggi chiaramente ci sta. E qui la modernità, i carri con i primi camion. E questi sono i campi sperimentali. Salute. Ora, se